Bentornati qui con questo secondo episodio di Colosseo dell'Arena. E continuiamo con Vegeta e Mr. Satan. Beh, e prima di iniziare, lasciate un bel like all'episodio se vi sta piacendo. Commentate, condividete e iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella per non perdere nessuna novità. Ah, bene, siamo qui con Trunks che abbiamo battuto la volta scorsa nell'episodio precedente. Lo potete trovare benissimo tra le schede o alla fine dell'episodio. Oh bene, è arrivata Bulba. Uno spettacolo straordinario, va bene, soprattutto se sei contenta tu. Sì, magari fosse principiante. Sì, è stata solo fortuna all'inizio. Poi per il resto. Ad ogni modo, questa cosa del. Non mi garba affatto. E quale sarebbe? Un incarico in... No, nemmeno provatore del Colosseo. No, grazie, non la voglio. No, addirittura. No, 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 no. Io rifiuto. Io rifiuto. Non ci penso proprio. Io rifiuto, così. Sì, io preferisco menare le mani piuttosto che menare le statuine. Rifiuto bene. Sì, oso rifiutare. Ehi, lo sai mica la mia regina, sta buona. Tranquilla. No, e sei per forza già fa un provatore. Vabbè, dai, comunque me la paghi questa, eh. Mi sa che dovremmo farlo per forza. Vegeta, io non ci sto ad accettare una cosa così, eh. Io non voglio nemmeno fare il pomodoro, quindi andiamo a combattere da qualche altra parte. A suon di pugni, una scazzotata bella tosta ci conviene, eh. No, Vegeta, non ascoltarla, dai. Non ascoltarla! Minchia, dove non ci interessano, manca a me! Dai, non ascoltarla, Vegeta. Sì. Ma se la prende proprio Bulma, se la prende. No. Dai, andiamo a combattere da qualche altra parte. Lasciamo qua le miniature e andiamo a fare una bella scazzottata qua e là. Dai. Che mi serve qualcuno che mi aiuti con Freezer, eh? No, mossa avversa non mi interessa. Io ti ho detto, non voglio accettare una cosa del così. E tu, Trunks, te lo dico e ridico, me la paghi cara. Non volevo manco accettare queste statuine. Mi sto addormentando come un salame. Dai, dai. Chissà se ci riusciamo. Dai, che ce la fai. Ce la fai, Vegeta Battle, sei molto più forte di me. Ah! Tre Vegeta e due Freezer. Bene, andiamo. Ah no, tiene pure Goku. No, tiene solo Vegeta, tutto Vegeta. Voglio che tengo Goku. Ultra istinto, mi becco Ultra istinto proprio là. Dai, dai. Mettiamo Vegeta da qualche parte.
E in questo caso si beve l'ammazzata, ve lo dico. Trecento! No! Pure tu 300! Scusa Freezer, tu devi andare a nanna. Dormi. Si è esploso pure la macchina. Boom, 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 boom. Dai, di questo, Vegeta. Sconfitto da C18 in Super Saiyan. Come in Dragon Ball Z. Nella saga di Majin Buu. No, di Cell, nella saga di Cell, sì. Dai. Chi metti in capo? Mi sono rimasto solo due statuine. Ok, noi che mettiamo? Cosa mettiamo da qualche parte? Va bene così? Non saprei. Sì, magari continuiamo con questa formazione. Poi dopo c'è quel sim. Forza, forza! Non ho trovato 300, forse stava da un'altra parte. Goku travestito contro Freezer! Quarta forma. Formazione. Corpo perfetto, direi. Dai Vegeta, becca questa legna da parte di C18. E poi C17 interviene, ma di cattiveria pura. Ops. E vai, abbiamo vinto contro Vegeta. Vediamo che succede. Metto per gatto Z, bene. Z, KO in un sol colpo. Chissà se succede. Cosa succede se facciamo fuori direttamente i punti vita del nostro avversario senza attaccare le miniature. Forse è quasi impossibile a non attaccare direttamente le miniature. Se ci fosse solo una o due sul nostro terreno e gli altri tre del nemico da qualche altra parte senza intralciarci, potremmo pure farcela. Dai, il principe ha fatto centro. Tutti i saiyani hanno iniziato a comprare statuine. Dai, andate a pigliare statuine, andate a pigliare statuine. E no, Bulma, io con te non ci sto, io con te non ci sto. No, non è proprio perfetta, eh. No, no, non lo so per niente. Non è una buona idea, non mi interessa. Non mi interessa avere la gente intorno. Sembra. Assomiglia molto a Cooler questo, eh. È pensieroso. Non è contenta Bulma. Bulma, sicuramente non è contenta affatto, non è contenta di ciò che. Ma comunque la fa per forza, eh. Non vi resta che come. Az! Per forza! L'ha già capita Bulma.
Ma preferisco prendere tutto alla larga e ce l'abbiamo fatta proprio con questo. E andiamo con il nostro Mister Satan. Sì, il più potente del guerriero, non sei il più potente guerriero. Ah, Mister Satan Megalomane. Dai, continuiamo. Come? Ecco, è arrivato il megalome della situazione. No, no, non ci penso proprio, no. Ma come? Annuisci come un ebete? No, grazie. No, mica hai, se tu mi deludi. Mi deludi in questo. Però, non è stato difficile convincerti a combattere le miniature. Eh sì, sfida. A Trunks, Trunks, Trunks. Ma come? Lo supplico pure. Eh no. Mandalo a Nanna con una bella lotta tra miniature. Impossibile. Io non voglio nemmeno con lottare con lui, Perché devo stare in silenzio? Perché questo non sa combattere. Non sa combattere contro guerrieri come la razza Frieza, i Damociari, i terrestri che si allenano da una vita. E lui che batta la fiacca e dice che non ha bisogno di allenarsi per diventare forte. Sì, ha già visto. Non è proprio per niente forte, non si allena mai. Ma si becca una bella mazzata in fronte. Ah no, Trax, io. Questa è una paghi. E ancora te lo dico. Me la paghi, Trax. Beh, magari. Mi vendico in qualche altro modo. Capisco che cosa stanno così. Ma no, potresti provarci? No. Beh, che farei, Satan? Dai, va bene, va bene. Ha attirato l'attenzione come un gradasso. È un egocentrico, egocentrico. Mister Satan è malato di egocentrismo. È patito, fanatico dei riflettori. Sta sempre al centro dell'attenzione, come se avesse salvato il mondo da un'apocalisse mega galattica. Sì, vediamo come se la cava contro Freezer o roba. Contro ma vabbè, Majibuko è l'altro. A livello 4. Io sono a livello 2. Dai, forza. Forza, Mister Satana, vediamo cosa sai fare. Vediamo cosa sai. Vediamo. No! 3 Mister Satan! 3! 3! Perché 3? Ecco perché si pavoneggia. Comunque la velocità non risolve niente, vediamo. Io vado pesante con lui, ve lo dico. Andrò pesante, talmente pesante. Che potrei mettere? Goku di là, poi Goku questo estinto e Gogeta. Eh no, andiamo di qua, di qua, di qua. Bene. Wow. Mettiamo tutto qua. La velocità ci serve, la velocità almeno potremmo mettere pure la velocità, ma chi se ne frega. Tanto comunque. Che potrei mettere? A parte questo. C'è 18 magari? Più tardi. Perché voglio farlo fuori proprio. Come
come se dovessi calcare ma no, la mano la voglio calcare di brutto proprio. Andiamo. Meno male, 18. Becco di vista, Satana. E un nulla facente è andato a dormire. Incapace si è beccato quelle legna. Cinque di quello ci voleva, c'è 17 di cattiveria. Gli è rimasto solo Vegeta. Che botta, che botta. Vediamo che potremmo mettere. Lasciamo tutto così, oppure cambiamo miniature. Mi sa che cambiamo miniature adesso. Oppure lasciamo tutto così. Oh, questo vabbè, dovrei mettere qualcuno di qua. Poi mettiamo questo qui. Eh sì, e vai. Massacriamolo. Dai, niente. Dai, ce la facciamo, 300, 300. Sembra che è una brutta legna. C18 e Goku vanno proprio di brutto. Becca di questa, becca di questa, becca di questa. Mi sei stata peccato. Io non ci vado a leggere con lui. Mai. E vediamo che abbiamo pigliato Zeta. Più. Mi sono pure addormentato. Correvo il rischio di addormentarmi in piedi. Dai. Sai cosa si aspetta la folla, giusto? Chi se ne frega se aspetta la folla, Satan? Metti un po' di... No, no. Faccio indifferente, ma che mi scuso con lui. Sì, io so questo che per meglio, per meglio credo. Non sei nemmeno forte in combattimento. No, questa non la paghi, Trunks, ancora. Gli dai pure corda. Trunks, ma gli dai corda? No, io non ci penso. Oh mamma, sì, puntate ad... Megalom anche qua. No. Non mi va tutto questo, non mi va che... Satan si becchi i meriti. Vabbè. Cosa? Sarebbe stato me che perdessi davvero pure la... la fama. Ma vedi se... Vabbè, è come se si fosse scrollato un macino di dosso, come se umiliare Satan fosse imperdonabile. Ma dai. No, accettate, con questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo, commentate, condividete, iscrivetevi al mio canale. Ciao! E tu, Strax, me la paghi cara.